Allora, abbiamo, credo, Max Giusti. È un piacere, ovviamente, se sei in linea. Pronto, ciao Massimo. Ciao Max. Buongiorno. Allora, vabbè, Max conosce la signora Giallorossa, è venuta anche come ospite, insomma. Come no, ormai il programma, possiamo dire, pietra miliare della televisione. O come dice Dodò, Emiliana, pietra Emiliana. Quanti anni di signora Giallorossa? 25, non so poi. 25 anni. Beh, complimenti. Comunque innanzitutto grazie consecutivi, vabbè, poi però ogni tanto ti diamo fuori dei prodotti come Matteo Vinci, La Repubblica, sta gente qua, Lavinia, quindi siamo messi male, insomma, Max. Ma tu sei sempre un gran leone la domenica mattina, è sempre un grande appuntamento, devo dire, anche molto rilassante, cioè è bello parlare di calcio in questa maniera. Oh, che meraviglia, detto da te mi fa molto molto piacere. Allora, ci trovi qualcosa di comico in questa Roma? Ma no, ci trovo uno spirito enorme, tra l'altro non lo ricordo così, ricordo tanti spiriti, cioè tante sensazioni che mi ha dato la Roma da quando la vado a vedere, da quando la seguo, poi io non ne parlo mai, proprio, però ritengo veramente la tua trasmissione un posto molto molto carino, anche se mi c'ho anche ottimi ricordi proprio di molte domeniche mattine facendo zapping e vedendo la tua trasmissione, quindi io non parlo mai di Roma, cioè sono della Roma, non mi vedi mai dare pareri, e questo non so se il mio poi c'è un parere così interessante, ma no, è interessante. La sensazione che mi dà questa Roma non l'ho provata mai. Perché abbiamo avuto tanti tipi di Roma, tanti tipi di gioco, da Zeman a Capello, da Mazzone a Ottavo Bianchi a Carlos Bianchi, certo. Però una Roma che va ad aggredire l'avversario, che fa sempre gioco, che gioca in questa maniera qui, io non l'ho vista mai, ho sempre avuto l'idea, vabbè dai, mo è questa partita, la prossima, guarda come va a finire. No, vabbè, ma uno dice quello che è successo fino adesso. Sì, guarda, ma sto facendo un discorso all'indietro dei miei anni passati. Certo. Cioè, c'era sempre la paura che questa fosse, che un gioco simile al massimo deve essere un caso sporadico, non può essere sicuramente una filosofia. Quindi questa Roma mi rende fiero, comunque vada, però mi rende fiero perché è bello andarla a vedere giocare, è bello, veramente bello, io non l'ho vista mai. Quante volte abbiamo giocato sempre di rimessa o sperando poi che non c'è, ma anche la stessa Roma di Salah o piuttosto di Gervinho prima, poi rilanciavi e partiva uno che correva forte, ma questo è proprio un altro modo di giocare. Quindi è vero, è una bella analisi. Bella analisi, anche perché io ho visto, per esempio, prima Matteo ha detto una cosa giusta per quanto riguarda l'Atletico Madrid, ha detto io ho visto una buona Roma con delle prestazioni magari insufficienti dei giocatori, però dava l'idea di una squadra, sì. E questo è quello che dici tu, no? L'idea assolutamente, ma anche una squadra che è chiaro come deve giocare, una squadra che ha una filosofia ben precisa, diversa da tutte le altre. Perché ricordo anche gli anni, tutti avevamo paura inizio anno di Francesco, è come Zeman, no? Sì, questa sì. È la nostra paura, invece di Francesco è uno Zeman evoluto, anzi è di Francesco, non si può. No, certo. Questo. La Roma è la miglior difesa del campionato, mica è poca cosa, eh? Assolutamente. Ma poi c'è una cosa che non si era mai vista, cioè giocano tutti. Certo. Cioè li usa per tre impegni, li usa tutti. Ora chiaramente il cammino dell'annata è lungo, potremo avere dei momenti di maggior difficoltà piuttosto che minori, ma intanto vai allo stadio piuttosto che a casa a vedersi la partita con uno spirito, guarda un po', io sono della Roma, guarda come giochiamo noi, è bello, veramente bello. Io l'ho visto solo da squadre straniere. Ricordo lo stesso quando venne il Bayern e ci aggredì nella nostra metà campo, sì. Ne abbiamo presi 7, sì, esatto. Lo ricordi? Cioè, giocavano lì, ma dove giocano questi? E noi stiamo cercando di fare il nostro gioco che è molto più europeo e cavolo, è bello vedere questa Roma, c'è una bellissima sensazione, ecco, siamo proprio figli, ecco, questa è la sensazione. A me mi fa ridere Max che dice non parlo della Roma e poi fa una disamina intelligente. No, molto tecnica. Non ne parlo mai, cioè non mi vedi mai. No, è vero. Non do dichiarazioni. L'ho dato al tuo programma perché è un programma veramente molto, cioè che mi ricorda delle domeniche mattine, anche con, visto che sei 25ennale d'esperienza, anche con persone care che adesso sono più vicine, cioè veramente dei ricordi miei personali. Lo so. Max, senti, ma ti incuriosisce vedere Schick con la Roma? Cioè, nel senso, hai l'impressione che possa essere il valore aggiunto di questa squadra a cui anche secondo Di Francesco manca un po' un giocatore che salti l'uomo, perché poi l'ha detto ieri.
Ma guarda, vedendo com'è andata, mi sembra un po' il nostro acquisto di gennaio, visto che ormai siamo arrivati a dicembre, no? Cioè, mi sembra giusto, cioè, andare così senza uno che comunque sia un sorzano, ha fatto vedere un gran lavoro. La cosa che non mi aspetto è di vedere Schick subito a mille. Certo. Anzi, spero e credo, poi con l'esperienza ormai anche degli infortuni avuti prima, che si aspetti tutto il tempo necessario. Poi in realtà Dzeko avrebbe bisogno di un po' di riposo, anche se Schick non è esattamente Dzeko, quindi esatto. Capiremo con quello che accadrà, però sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Oh, allora volevo sapere da te se l'impressione di vedere Totti in giacca e cravatta è la stessa che ti darebbe vedere Pallotta in calzoncini. Sì, guarda, ti dico, è sempre più bello il secondo. Pallotta in calzoncini un po' mi inquieta. Esatto. Ma guarda, vedete, ti dico una cosa stranissima. Credo che fosse stata la partita, comunque 3 o 4 partite fa, sì. Vado allo stadio, sì. Quando posso vado, perché è un piacere ogni tanto andare con un amico così, e leggo le formazioni, a un certo punto ne vede testa fa: ammazza, ma Totti si è fatto male. questo è di assunto. È talmente l'abitudine, ma carina questa. Poi, ho sorriso tra me e me, perché me la sono fatta da solo, diciamo, in poche parole. Sì. Cosa dici? No, è strano, e la cosa che mi è piaciuta molto della storia Totti, no? Perché poi diciamoci la verità, Totti l'abbiamo stramato tutti, e qualche domenica l'abbiamo quasi, come ti posso dire, detto: ma tu guarda, però, perché in effetti è stato ingombrante, no? È stato un nome ingombrante, però certo. Poi alla fine io ricordo quando diciamo: ma Totti è stanco, ma Totti non ce la fa, oppure Totti in questo momento non è adatto. Poi la domenica, appena mancava Totti in campo, vedevamo che la squadra non dava quello che dava quando c'era Totti. Quindi diciamo che quello che ci ha dato Totti non ce lo può aver dato nessuno. Però non so come dirti, quando ho capito perché Totti ha giocato fino a quest'età, e ho capito perché non voleva smettere, perché Totti è rimasto quel ragazzo, e poi è cresciuto, chiaramente non è uguale, ma lui amava fare questo, lui amava essere Francesco Totti in campo, amava fare il giocatore di calcio, certo, non c'è niente, e io lo capisco, perché mi metto al suo posto. Se a me mi togliessero il palcoscenico, mi togliessero l'opportunità di fare i miei spettacoli piuttosto che i miei programmi, ma io impazzirei, non ce la farei. Certo. Per questo che l'ho ammirato tanto, perché poi alla fine è svelato l'arcano, cioè lui voleva giocare a pallone, e voleva giocare a pallone fino a sempre, non avrebbe smesso mai. Questo tornare ragazzino, proprio nel momento finale della sua carriera, mi ha fatto capire tante cose, e lo stimo ancora di più per questo. È vero, verissimo. È vero. Giustamente tu hai detto: a te ti tolgono il palcoscenico, a Totti il pallone, e l'ideale sarebbe togliere la penna a Pinci. Ecco. Però nessuno gli ha dato. Il problema è che adesso ti danno gli iPad e scrivi lo stesso. Lo so, questo è il problema. L'ho dovuto comprare uno, è stato un trauma, perché non sono capace di usare il touch. Allora pensa che tanti anni fa, a proposito di pantaloncini, no? A parte che a me piace molto Totti nel ruolo di dirigente, perché non rompe le scatole, sta tranquillo, sì. Sta cercando di imparare il mestiere e tutto, e quindi mi piace molto come si sta muovendo, al di là che poi ci saranno pure dei risultati pratici, però da come si sta muovendo mi piace. Tanti anni fa ci fu la presentazione della Roma allo Stadio Olimpico, no? E io poi dissi: è assurdo che sono entrati insieme Manuela Arcuri e Cufré in pantaloncini e Manuela Arcuri con i pantaloni lunghi. Io ho trovato una cosa folle, cioè si vedevano le gambe di Cufré e non quelle di Manuela Arcuri. Ma com'è possibile? No, mi fa molto ridere quando penso a Cufré, perché penso innanzitutto a quanto sono vecchio e alla stregua di giocatori, e pensi alle formazioni che ti sono rimaste più impresse, certo. E quelle che invece hai dimenticato, no? Non certo. Si sa il perché, certo. non hai, ognuno di noi ha i propri equilibri, sì. Proprio... ma mi fa ridere perché quando vincemmo poi lo scudetto di Capello scrisse: venditi la canzone, e c'è, no? Sì. La, che poi fu criticata, no? E a me ricordo sempre che quell'anno vendemmo dopo lo scudetto, e mi ricordo sempre che io la cambiai e veniva sempre a me da cantarla così: che c'è, gli avevamo dato Zago per Cufré. Bella. Era Zago quello dopo l'anno dello sputo, credo. Quanti giocatori abbiamo avuto, quanti giocatori abbiamo commentato. L'anno dello sputo Zago fece un grande campionato. Ma ti volevo chiedere una cosa, Max, mentre parlavi mi è venuto in mente: ma qual è stato il giocatore, escluso ovviamente Totti, diciamo quelli meno popolari, meno conosciuti, quello a cui magari sei rimasto più legato, o per rapporto personale, o magari proprio perché da tifoso
quanto ti appassionava vederlo. Non so, per esempio, molti romanisti ad Annoni, io un legame, cioè, io adoravo Cafu. Ecco, non so, ce n'è uno che magari. Ma guarda, vicino. Ti dico, io ne ho avuto due molto simili, anche se diversi. Uno precedente che era Piacentini. Ah, sì. Perché era un giocatore sempre volitivo. Quindi quando ha segnato quel famoso gol nel derby da metà campo, sei impazzito. Sono veramente impazzito. Esatto. E l'altro che ho avuto modo poi di conoscere e di vedere, anche perché è così legato alla sua città, è Damiano Tommasi. Cioè, la storia di Tommasi è una veramente da esempio. Mi diverto solo se gioca Damiano Tommasi, gioca bene, gioca male, vogliamo nazionale. Sì. E lui mi ha raccontato tante volte il suo approccio con Roma, a Roma, le sue figlie, anche se vivono a Verona, sono tutte della Roma. Però mi piacevano sempre quelli un po' meno baciati dal talento puro, no? Sì, bravo. Cioè, quelli che comunque sia sono buoni tutti a ti fattotti, cioè, nel senso, è giusto che sia così, è naturale. Però qua invece mi appassionano quelli che devono allenarsi un'ora in più. Capita spesso a Roma, tra l'altro, no? Perché c'è sempre stato, ecco, dicevo prima la storia di Annoni, no? Che se ne andò facendo passare l'aereo perché era amatissimo. No. Ecco, certo. Capita spesso che poi l'amore sbocci per giocatori. A me mi faceva arrabbiare il mio amico, grande amico Ruggero Rizzitelli, mi faceva arrabbiare come un pazzo. Perché secondo me quando era la giornata storta, sì, lui che faceva? Faceva talmente tanto casino, tanti derby con quelle gambone che c'ha che diventano i pantaloni. E praticamente si incaponì a fare i dribbling. Se faceva Monica, buttava sotto e da fuori la palla, io mi arrabbiavo come un ragazzino, mi arrabbiavo come un pazzo, cioè, gaccio fuori. Adesso non glielo posso ridire perché è veramente una persona squisita. Un altro che è rimasto incredibilmente romanista, tra l'altro, ho visto un'intervista in cui Pier si commuoveva. Sì, ma Sigani fa anche il commentatore a Roma TV. Allora, ovviamente, diciamo che siccome hai nominato Damiano Tommasi, persona seria, l'unico che se n'è andato dalla federazione quando ha capito, dice: ma scusa, stavamo qua a riunione per rifare tutto il calcio, e se n'è andato. Però diciamo che lui fece il contratto, l'ultimo contratto che ha fatto è stato uguale all'ultimo contratto che ha fatto Messi ieri. Perché uno erano 3.000 euro, uno erano 100 milioni, ma insomma, diciamo, la differenza era minima. Sì. Allora abbiamo la Vigna che ti vuol fare due o tre domandine, vai. Max, io vorrei sapere un tuo giudizio su Monchi e quali dei nuovi il giocatore che ti ha sorpreso di più o che ti piace di più. Ma guarda, giudizio su Monchi è una persona che ha, come ti posso dire, a un certo punto, verso la metà della seconda stagione, nella Roma, sapendo che andava via Sabatini, è andato via, è uno che ha messo ordine. Cioè, una persona che è arrivata, una grande personalità, ha messo ordine, il suo ruolo è stato ridefinito e praticamente diciamo che a grandi linee parla lui adesso in società, quindi è uno che si prende le sue responsabilità, è stato chiamato probabilmente per questo. A me mi fa ridere, a me mi fa ridere Max che dice: non parla Roma, così sa tutto. Sì. Cioè, mi fa ridere. Sai tutto. Sì, ma ne parlo da tifoso, non ne parlo mai nella trasmissione. Qual è l'altra domanda? Sai, qual era l'altra? Volte, sai quanti colleghi fanno i tuttologi, no? Sì. Secondo me è giusto invece fare un passo indietro e far parlare magari chi ne sa. Esatto, ecco. Esatto. Invece se fatto le mie idee. Quindi no, di Monchi sì, invece i nuovi, nuovi acquisti, senza dubbio, guarda, mi sono piaciuti più o meno tutti come sono entrati in campo. Vorrei vedere, sai, alla fine poi si sceglie la formazione più performante. Secondo me Under è uno di quelli che può ancora crescere, può dare molto, ma già gli altri, ma anche Gerson è un nuovo acquisto quest'anno. Praticamente sì, certo. Una novità assoluta. Però no, mi piacciono molto, anche Moreno ha giocato bene. Insomma, no, secondo me ci siamo. Va bene, parlami dei tuoi progetti e di quello che stai facendo, dai. Ma guarda, tutte le sere, dal lunedì a venerdì, su 9 c'è Boom, il gioco delle bombe, sta andando fortissimo. Lo vedo. Le uniche bombe belle che esistono al mondo, quelle che ti riempiono di colore e di tante nozioni, quindi certo. E poi per il resto vogliamo un nuovo spettacolo, ma debuttiamo a febbraio, dal 20 febbraio al Teatro Olimpico per due settimane, vi aspetto lì. Vabbè, certo, va tutto bene, ho scelto il titolo due giorni fa, allora dillo, va tutto bene. Poi esatto. Sarà proprio così, non lo so, questo lo vedremo. Ci piace già. Ci piace. Allora, va bene, è un po' il sondaggio questo, quindi pollice su, va tutto bene. Pollice su, allora Max. Posso darvi un appuntamento? Certo, stavo dimenticando.
Giovedì prossimo con me ci saranno Emi, Pier Davide Carone, Sara Jane, Diana Lu e tanti altri. Saremo con la comunità di Sant'Egidio alle 18.30 sotto al Colosseo per accendere il Colosseo per pena di morte mai. Giustizia sicura sempre, ma pena di morte mai. E saremo proprio all'Arco di Costantino e alle 7.30, inseriamo alle 6.30 questo concerto. Gratuito chiaramente, avremo dei signori che stanno nel braccio della morte, che hanno avuto, grazie alla comunità, la revisione del processo, cioè hanno potuto riesaminare il processo, uscito fuori che erano invece innocenti, e ci racconteranno le nuove storie dopo che sono stati 15 anni e 12 anni nel braccio della morte. Quindi molto bene. Siamo lì sotto al Colosseo. Molto bene, verremo. Giovedì, vero Max? Grazie, giovedì sera dalle 18.30 con la comunità. Senti, Max, naturalmente, purtroppo per te, siccome mi è piaciuto molto questo collegamento, qualche altra volta ti richiamiamo. Perché non puoi sfuggire, sono libero volentieri. No, no, veramente. Do l'esclusiva sul commento della Roma. Esatto, ci dai l'esclusiva sul commento della Roma, perché qui sei a casa tua, ricordati, perché certo. Tanti anni fa frequentavi la signora Angelo Russo attivamente. Come poi, come poi dopo sei andata alla grande, quindi lasciamo perdere. Certo. Pensa che io quando ero ragazzo volevo avere un salto sociale, no? Come vedi adesso. Pensa, io sono andato, io vivevo al Trullo e quindi gli amici me li sono scelti in un quartiere più alto, infatti mi sono scelti alla Magliana. Esatto. E praticamente ho dato il tocco definitivo, potevo andare ai Parioli o la Pisana, chiaramente ho scelto via della Pisana, che è ancora più in, capito? Esatto. Diciamo, ragazzi, che ve lo fare? Si può dire che sei un romano vero? Sì, si può dire. Sì, ma come tutti i romani, perché mio nonno era marchigiano, l'altro mio nonno era sardo, noi tutti i romani. Tua madre era sarda anche, no? C'è un detto che dice: non è romano chi romano nasce, ma chi da romano agisce. Va bene. Allora, un bacione, grazie Max. Veramente grazie a Max Giusti e Forza Roma. Ciao. Bene, abbiamo adesso in linea, spero, un compositore e attore, ovviamente, romanista. Ho letto la data di nascita e mi è venuto a piangere perché è giovanissimo. Mi sono messo proprio a piangere. Stefano Fresi, sei in linea? Oddio. È una frase che a me non mi ha mai detto nessuno, sei in linea. Sì. Buona questa. Allora, ovviamente, vabbè, ma però qua... Sì, ci sono, diciamo che sono in diretta. Ecco, esatto, diciamo che sei in diretta, anche perché chi ti dice sei in linea sono io, che ho la pancia più grossa della tua, quindi ma siamo sei un dilettante amatoriale, io sono professionista. Va bene, allora, naturalmente l'argomento secondo te qual è quello di stamattina? Ma sento un vaghissimo odore di Genoa-Roma. Di Genoa-Roma, esatto. Allora, ci sono notizie contrastanti sulla formazione, nel senso che al di là che qualcuno sostiene che gli ultimi 20 minuti, poi a seconda di come andrà la partita, potranno vedere in campo Schick, c'è il fatto che Perotti non dovrebbe giocare, quindi dovrebbe giocare Sharawi e De Frel. Allora, tu sei d'accordo su questa scelta? Beh, sono d'accordo, intanto vediamo come va, nel senso che io sono d'accordo sul fidarsi di un mister che sta dimostrando di avere il dominio della situazione in mano, certo. Quindi se lui fa una scelta, sinceramente la voglio vedere in atto, fiducioso che sia la scelta giusta. Poi insomma, però che è disponibile in panchina, quindi a un certo punto serve, lo butta dentro. Esatto. È bene anche provare cose nuove, no? Esatto, però è proprio questa la spiegazione che tu hai dato, ovvero Perotti è uno che quando entra, come sostiene Matteo Vinci della Repubblica, che ho accanto a me, dall'altra parte ho Lavinia, così ti dico chi ho, purtroppo, perché vabbè, purtroppo. E sostengono che Perotti, entrando da subentrante, fa delle cose migliori di De Frel, cioè De Frel quando inizia la partita è abbastanza importante, quando invece deve subentrare un po' meno. E magari la scelta di oggi va a conclamare proprio questa cosa, che diventa una scelta tattica, e vedremo sempre questo, primo tempo uno, secondo l'altro, tanto alla fine è il risultato che parla. Esatto, anche con te io una puntina di Totti la farei, perché prima abbiamo avuto Max Giusti in linea. Una puntina su? Totti. Su Totti. Allora, a parte che ho fatto una battuta, ho detto che vedere Totti in giacca e cravatta... Andando via. Eh? Mi stai andando via il segnale. Sono arrivato una puntina su Totti. Una puntina su Totti. Allora, con Max Giusti abbiamo fatto prima il collegamento, no? Ok. Io ho detto, vedere Totti in giacca e cravatta è come vedere Pallotta in calzoncini, più o meno.
Ti va bene, no? Totti in giacca e cravatta. Invece Totti in giacca e cravatta mi piace, e soprattutto come si sta comportando. È elegantissimo, è bello, e come si comporta, mi piace. Allora, al di là di questo, lui andando alla partita ha detto: ma Totti è infortunato che non gioca, non lo vedo nella lista dei convocati. Cioè, per Max Giussi ancora gioca, per te? Ma Totti non è che Bruno Conti ancora gioca per me. Pensa un po' come siamo messi. Certo, no, nel senso che la storia della Roma rimane storia della Roma. Io penso che un giovane ventenne che entra gloriosamente indossando la maglia della Roma si porta dentro Totti, Conti, Bruzzo, tutta la storia della squadra. E quindi quando uno lascia un segno così importante in una squadra, i nuovi giocatori della squadra se lo portano comunque in campo. E quindi in questo modo Totti fuori dal campo non ci starà mai. Esatto, allora tu mi devi spiegare una cosa, Stefano. Io parlando con te, con Max Giussi, ma anche con tanti altri, no? Che siete principalmente attori, quindi non siete addetti ai lavori, io dico perché io in studio c'ho Pinci di Repubblica invece di avere te? Cioè, perché Pinci non sa le cose che dici tu, cioè non sa niente nella vita precedente. Esatto, allora fai una domandina, vediamo, le domandine di Pinci sono banalissime. Ma infatti la mia sarà assolutamente banale, no? Parlavi di Conti, più o meno è quello che è una domanda che mi piace fare spesso, nel senso a me piacerebbe sapere un pochino qual è il primo ricordo che hai legato alla Roma, non so, per esempio io devo dirti la verità, tolte le partite, il mio primo ricordo è una maglietta da calcio con il numero 9, e all'epoca c'era un certo Rudi Völler che non era esattamente scarso, quello è il primo ricordo materiale, come dire, legato alla Roma. Volevo chiedere il tuo, qual è la prima cosa che ti viene in mente, magari legata al primo ricordo? Sì. Non me lo scorderò mai, in un negozio sportivo. Io ci avrò avuto 8 anni, stavo con mio padre che mi dovevo comprare una tuta per fare ginnastica, entra questo ragazzino insieme al padre con una maglietta della Lazio in mano. Va alla cassa e dice: mi hanno regalato questa, non la voglio neanche vedere, me la cambia con quella della Roma. Questo è meraviglioso. Esatto, sentiamo il primo ricordo di Lavinia. Ma in realtà il mio primo ricordo risale a quando ero piccolissima, perché praticamente mio padre, di contro a mio nonno, mi portò a vedere il primo derby contro la Lazio, e io mi ricordo che ero proprio una bambina che stavo lì, che non capivo che cosa stesse succedendo intorno a me, con mio nonno che invece faceva la pressione con te perché assolutamente non voleva che io stessi da quella parte dello stadio. Certo. Però è stato emozionante, e poi da lì è nato. Vabbè, il mio primo ricordo risale a Romolo, quando costruendo Roma disse: qua mettiamo la curva sud e poi il resto piano piano lo costruiamo. E lui non aveva nemmeno i vincoli, questo vogliamo è il primo ricordo. Vogliamo dire che Remo era della Lazio, arriveremo a dire anche questo. Probabilmente no, sì. No, non era simpatizzante della Roma, è diverso, simpatizzante, ma Romolo era quello che... Ma la domanda che faccio è, secondo voi quando Romolo ha messo una delle prime pietre su Roma, c'era il vincolo della soprintendenza sulla tribuna oppure poteva... No, esatto, no, perché c'erano, esatto, che c'erano quelli che dicevano no, sul Tevere no, perché ci stanno dei problemi, potrebbe affondare. Sull'ansa del Tevere no. Mi sembra di ricordare di aver letto che Remo ha detto: ma sta prima pietra la volevo posare a Tortivalle, per metterla lì vicino. Esatto, ma che ne pensi di questa burocrazia proprio sullo stadio di Roma? Cioè tutte queste diatribe, queste... Hai detto burocrazia, che altro vuoi? Burocrazia italiana. Poi quella romana è terribile, forse più, ancora più gigantesca rispetto a quella italiana. Spettacolare di 20. Va bene, che stai facendo in questo periodo? Che farai fra poco? Sto girando il film di Michele Soavi che si chiama La Befana Pian di Notte, si chiama Una strepitosa Paola Cortellesi. E mi sto divertendo un sacco a fare il cattivone in un film praticamente fantasia per bambini. Mai visto, certo. In Italia, con grandi effetti speciali, molto, molto statunitensi, molto molto bello, divertentissimo. Ma il titolo, La Befana Vien di Notte. Bello questo, La Befana Vien, La Befana e poi, Vien di Notte. E poi adesso stanno in giro per l'Italia a promuovere l'imminente uscita di Smetto Quando Voglio ad Onore, ma che esce il 30 in tutte le sale. Vi auguro di incontrare questo film. Certo. Lo stiamo tutti aspettando dal momento in cui è finito il 2, penso, perché... E c'è ancora nelle sale La Casa di Famiglia di Augusto Fornari, che è un altro film a cui tengo molto,
che vi consiglio di andare a vedere. Tutto vabbè, questo sempre tifando Roma. Certo, allora Stefano, a parte che ti vorrei anche vedere, cioè non soltanto sentire, quindi magari se una volta ci fai il piacere, ci fai il piacere e l'onore di venire in trasmissione, mi farebbe molto piacere. Sì, comunque al di là di questo, ieri mi ha detto mi fa il piacere di tornare a casa qualche volta. Va bene, va bene. Un momento vengo anche in radio. Va bene, calcola che allora tua moglie è diversa dalla mia, che dice mi fa il piacere di andare in trasferta. Perché una volta andavo in trasferta, adesso no, dice mi fa il piacere. Comunque a proposito della Befana, io mi ricordo sempre che io e mio fratello, siccome volevamo scoprire chi era sta Befana, no, vederla, avevamo, allora c'erano le biglie, te le ricordi quelle palline con dentro? No? Noi abbiamo messo delle biglie dietro la porta e il povero papà cadde. Sì, ci volò perché il papà aprì la porta per mettere i regali e cascò. Che paraventi. Vabbè, comunque, no, no, noi non ci svegliamo. È una curiosità giornalistica. Non ci svegliamo, no, ce l'ha raccontato papà, dice, mi avete fatto cascare. Vabbè, comunque, la Befana, tu pensa che per me il fatto di scoprire che la Befana non esisteva è stata una delle più grandi delusioni della mia vita. Lo sai, anche per me l'ho sofferta più di Babbo Natale. Sì, io l'ho sofferta, guarda, può essere perché non esiste. Apposta, no, per me la Befana è il massimo che c'è. Il massimo che la Befana c'è, esiste, ragazzi. La Befana esiste, esatto. Esiste. E l'infanzia, esatto. È stata una delusione quasi pari alla Coppa Campioni persa, cioè una di quelle cose che no, è vero. È vero, ti segna. Va bene. Allora, intanto ti ringraziamo. Vuoi fare una puntina sul tanto che abbiamo osservato di Francesco all'inizio, osservato con ma questo viene al Sassuolo, cosa vari ha fatto il dirigente della Roma, il giocatore, così, e quello che c'è adesso che invece piace a tutti? Ma io devo dire che sono uno che io mi comporto sempre nello stesso modo nella vita, cioè vedere per farsi un'idea, quindi non c'ho mai pregiudizi. Esatto. Non è che penso che vedo che sei chiamato a fare questo lavoro, lo lascio fare per un po' e dopo ti dico sì o no. Mi sembra io ho visto Di Francesco, ha fatto un ottimo lavoro, chapeau, cioè io sono per il lascia lavorare, anche perché ci vuole un tempo di maturazione per arrivare al dominio di una squadra e di una situazione, quindi se uno ha un piano bisogna farglielo mettere in atto prima di o interromperlo o comunque giudicarlo. Certo. E mi pare che i risultati stanno dando ragione alla sua bravura, continuiamo così e voliamo verso possibile scudetto. Certo, calcola che tu hai detto chapeau ovviamente da quando l'ha nominato Tavecchio, insomma chapeau assume un altro significato. Basta che non fai come lui, inizi a parlare francese per il resto va bene tutto. Sì, ha capito, chapeau perché secondo me Tavecchio non ha capito il significato del chapeau, che continua a dire chapeau, ma ha fatto chapeau, esatto. Ha fatto chapeau. E tu ricordati, così chiudiamo questa telefonata, mi è piaciuta molto, magari con una domandina della linea, però ti dico, tu ti comporti sempre alla stessa maniera, a differenza di Vinci che si comporta in un modo con quelle brutte e in un altro con quelle carine. Che persona orrenda. Guarda, con quelle persona carine mi comporto l'unico modo possibile, nessuno, perché non mi rivolgono la parola. Vabbè. Per cui vai, fai una domandina a Stefano e poi lo lasciamo. Allora, visto che l'abbiamo tirato in ballo, come hai vissuto l'Italia esclusa dalla qualificazione mondiale? Allora, come ho vissuto l'Italia esclusa dal mondiale? Io ho appena cambiato casa, me sono andato a vivere in campagna, in una casa bellissima dove ho fatto una piccola piscina e un mega schermo per vedere il mondiale. Devo di altro? No, non vorrei di altro. È sufficiente. Non mi devi dire altro. Sono sicuro che sofferenza vado a pagare con la rata di mutuo, io adesso. Va bene. Ho già tutti gli amici pronti a venire a casa. Va bene, allora ripeti il titolo del film e poi ti aspettiamo anche in televisione. Vai Stefano. Metto voglio ad onore, ma al cinema dal 30. Invece già nelle sale La casa di famiglia. Va bene. Bene. Ok, allora un bacione e grazie di questo intervento. Grazie a voi, ciao. Va bene, ciao Stefano.